proprio in questo dibattito che non esiste, perché per me non esiste il dibattito. Cioè il dibattito c'è quando il dibattito lo chiami, non quando si crea. Cioè, il dibattito si può giustamente, sì, creare, ma non può essere sempre e tutto dibattito. Cioè non esiste, soprattutto con persone di cui di dubbia provenienza, gente che non sai chi sia. Cioè io pure voi, cioè io vi imparo a conoscere, ma non è che so chi siate, cioè conosco personalmente alcuni di voi, per il resto io non so proprio chi cacchio sia. Cioè per me dietro Mazzingo, adesso Mazzingo, ti uso proprio ad esempio, chi c'è dietro Mazzingo? Non lo sai? No. Cioè non sai di dov'è, non sai che opinioni ha, non sai come si chiama, non sai quanti anni ha, non sai nulla, è Mazzingo, cioè è Ricoletta, grazie Ricoletta, Iliose, cioè io vi voglio bene, ma non, cioè, posso fare un dibattito con delle persone che non conosco? No, certo, cioè, se faccio un dibattito, invito delle persone. Poi è chiaro che nascono dei dibattiti ovviamente involontari, ma questi dibattiti che nascono, che sorgono naturali, secondo me, nascono su tutto. E questa è la cosa che secondo me non funziona. Non sapevo che Scanzi avesse fatto un video, e quindi sono arrivato praticamente con la famosa unpopular opinion, cioè sono arrivato proprio con l'opinione non citofonata, però era la mia opinione, quindi ho detto quello che pensavo, cioè non è che l'ho fatto apposta. Non sapevo neanche che Scanzi fosse stato l'altro a pubblicare presto un bella gabbone, un video commento, e Sgarbi invece, sì, Scanzi l'ha demolito Morgan. Sì. E io invece ho colto l'occasione, secondo me, per spostare dall'incidente, anche perché comunque, che poi guarda, lo stimolo me l'ha dato proprio X, perché vado su X, apro, Polgar mi aveva mandato il link di quello che era del successo Corriere. Allora ho visto che è successo, ho detto fammi andare a vedere, ho visto e praticamente c'erano i tribunali, c'erano già i plotoni d'esecuzione, e soprattutto la cosa che mi colpiva primariamente è che tutti o quasi tutti parlassero dell'insulto omofobo. Mm-mm. E quindi ho detto no raga, fermatevi, cioè, ma che veramente, perché al solito è quello, come tu, io lo definisco l'insulto di fine mondo, come tu tocchi la comunità omosessuale è finita. Cioè tu stai toccando la lobby più potente che esiste in Italia. Forse la più potente, sarà la seconda più potente. Quindi come tu tocchi la lobby omosessuale, tu hai appunto i soldati della lobby omosessuale che escono fuori tutti quanti con i fuciletti. Ok? E pronti a radiarti da qualsiasi roba. Io spero che non gli tolgano onestamente X Factor, perché potrebbe essere a rischio. Guarda, Morgan è non per quello che è successo, ma per quella cosa là. Esatto. Sì, per quella cosa lì. Un'uscita comunque. Ma l'uscita nessuno sta dicendo che allora. No. Io vado oltre. A me che me frega. Sì, io certo. Cerco di capire che è successo. A me di sì, come certo. È stata gestita. Sì. C'è da dire che insomma, cioè, diverse uscite, non solo quella. Ma a me non me ne frega niente, perché io non faccio il curatore di Morgan. Morgan è una persona adulta, quindi è lui che sa o non sa e deve gestirsi le sue uscite pubbliche, no io. No, io gli devo gestire no. Niente, né tantomeno io sto lì con le palette a dire 2 4, 8. Sì, no. Oggi te la sei cavata da 6. No, non me ne frega niente. Sì, no, mi rifacevo. Non finisco. Finisco, scusami, non me ne frega niente. Io non sto qui a dare i voti e la patente di opinione alle persone come fanno sui social. Non può parlare! Ma lui dovrebbe sta zitto perché lui fa. Ma che cazzo fa? Ma che vuoi? Ma che mi dai te la patente di parlare e deve un'opinione? Tutti hanno diritto a un'opinione. Ok? Solo che c'è l'opinione di quello di cui ci frega qualcosa e quella di cui non ce ne fotte assolutamente niente. Tipo voi. Cioè, tipo le persone che stanno sui social, non ce ne frega niente. Tant'è che infatti lavorano in massa. A me, di quello che se ha svaccato altro, l'ho pure detto nel video, per me scade nel delirio. Ma sti cazzi, non è quello, io cerco di capire che è successo. Sì. Vai, finisci.
No, no, quello che dicevo è che rispetto a quella che era la sua esibizione, quindi io sto ragionando su quello che è accaduto, ok? Quindi la sua esibizione, ci poteva stare benissimo che lui si fosse alterato, adirato, perché c'era gente del pubblico che comunque non aveva, era fastidiosa, eccetera, eccetera, ci stava tutto. Quella frase, ok, è fuori contesto in quel momento lì, ok? Quindi quello che io dico, lui poteva tranquillamente, a parte che lui può fare quello che gli pare, ma poteva tranquillamente rispondere rimanendo sul concetto. Dire quella frase lì è totalmente inutile. Ma uguale, a me, siccome a me non interessa. Quindi a prescindere dal fatto che poteva liberamente esprimersi e dire quello che voleva, perché il pubblico comunque lo stava facendo, lo stava perculando, comunque non aveva senso neanche che ci fosse quel pubblico lì, se poi comunque vai a vedere un concerto, ma perché per prendere in giro l'artista anche no. Però è anche vero che quell'ultima parola che la dice per ultima è totalmente inutile, è gratis. Perfetto. Quindi basta, quindi ci ma sta che alcuni ci io non ci avrei mai male. Messo tutto il qua. Video io non avrei mai cliccato sul video intitolato Morgan dice F di merda al pubblico. Non ci sarei neanche passato. Io vado a vedere che cosa è successo, perché Morgan sbrocca, che è quello che il Corriere mi scrive. Morgan sbrocca, ok? Vado a vedere. Mi incuriosisce, ma mi incuriosisce perché già penso dentro di me sarà l'ennesimo sbrocco. Invece vado a vedere quello che succede. E per me la storia è un'altra. Per me è artista sul palco durante un'esibizione, non Morgan. Mm-hmm. Artista su un palco sclera col pubblico. Perché? Domanda, perché? Perché un artista sclera col pubblico, arriva a sclerare col pubblico, al netto che sia Morgan, al netto di quello che si sono detti, non me ne frega niente. A me interessa la dinamica. Io sono uno interessato a dinamiche sociali. Mm-hmm. A me dell'episodio non me ne fotte niente. L'episodio io lo lascio commentare a quelli che commentano gli episodi. Di quello che dice, se si autoscredita, non me ne fotte niente. Se lui vanifica tutto quello che di giusto aveva detto con quella frase, non me ne frega niente. Non sto qui a dare i voti a Morgan se l'è cavata da 2, da 4, da 6, da 8 o da 10. Non me ne fotte niente. Mi stupisce che il dibattito popolare sia su quello e non su quello che è successo. A me interessano le dinamiche. Grazie a Dio sono una persona che ha intelletto, invece dei caproni che guardano il dito, io guardo la luna. Com'è che l'ennesimo artista ha sbroccato contro il pubblico? Come mai? Poi cerco di capire. È chiaro che poi scremo, no? E cerco di vedere quanto sarebbe successo lo stesso, perché è lui oppure no. Però cerco di capire. Infatti ho rivisto il video per capire le dinamiche. Poi sono andato a ricostruire quello che è successo e in realtà quello che è successo è la storia di ieri è artista partecipa, chiaramente su artista già ci stanno i deficienti che dicono ma artista de che? No, ok? No. E non capiscono che questa roba qui, tu non dai la patente di artista a qualcuno. Tu non sei nessuno. Non dai la patente di artista a uno. Non gliela dai te. Tu non lo riconosci come artista. Ma non è che siccome tu non lo riconosci come artista, quello non è un artista. Quello è un artista lo stesso, perché non gli è fotto un cazzo di te e di quello che pensi te. Giustamente. Quindi, quello che succede è artista, artista che si esibisce su un palco, ha una serata a tributo, si ritrova a gestire il malcontento vocale, ostativo, antagonista, vocale e verbale, che non è buu, ma è facce battiato, che è un altro mondo. Ok? Sì. E non è un diritto, perché ieri tanti dicevano: ma questo è un diritto. No, assolutamente. Il diritto succede ovunque, che il pubblico possa dire la sua. No, e ti dico che non esiste. Perché quando dicono: ma nello sport succede lo stesso. No, nello sport, così come nello spettacolo, nel teatro. Tu l'hai mai visto un attore? Un attore che mentre sta sul palco si mette a questionare con quello e gli fa: oh, guarda che sei una pippa. No. Lo sai perché? Perché c'è un rispetto. Lo sai perché viene meno quel rispetto? Perché intanto il campo viene ritenuto meno artistico, perché è campo musicale, quindi il musicista è meno artista. Sono tutti i distinguo che mette il pubblico.
è meno artista di un attore. All'attore se permetterebbero di andare un pel cazzo a, non so, un attore che sta facendo la sua esibizione. Non si, se ne guarderebbero. In più, se quello si chiama Morgan, in più, se quello però è uno che ha fatto i talent, in più, beh, ma è uno che li sbrocca. E a te il diritto chi te lo dà? Cosa è cambiato a te che sei pubblico? Tu sempre pubblico sei rimasto. Quindi io scegli di non partecipare a quell'evento perché c'è Morgan, quindi lo boicotti, altrimenti stai zitto. Non ti piace? Fai buh! Fischi, esatto, sì, come certo. Quando se ti piace non è che gli dici oh grande, scusa posso, guarda sei stato fantastico in questa cosa qui o hai cantato da paura, secondo me anche questa tua interpretazione, no, lo sai perché? Perché non ce ne fotte un cazzo e perché tu sei pubblico e in quanto pubblico ti hanno dato le mani per batterle. Non ti piace che c'hai le mani per batterle? E quello è, perché quello lì è come si sta sul palco. Morgan è stato bene sul palco? No! Ma sicuramente Morgan con un pubblico rispettoso non va a fare quella scenata. Quindi sicuramente l'innesco non arriva da lui. Certo che con lui si brucia facile, ma sti cazzi, perché non te ne deve fregare niente, perché tu indipendentemente da chi c'hai sul palco lo devi rispettare se partecipi pagante a un evento che non era gratuito. Ok? Quindi vai, vedi lui che si sta esibendo? Lui decide che il tributo ha Battiato e non lo concorda con te pubblico perché non gliene fotte un cazzo di te pubblico. Lui le concorda con l'organizzatore e dice lo sai che voglio fare? L'organizzatore può dire sì grazie fammelo sapere oppure no c'è carta bianca fai quello che ti pare. Perfetto. In entrambi i casi tu pubblico zitto, tu lo subisci lo spettacolo. Ok? Poi puoi fischiare, puoi dire buh, che schifo, che è un'altra storia. Ok? Ma sicuramente non detti tu i tempi né quando deve suonare le canzoni o cosa deve suonare. È un tributo a Battiato, lui ha carta bianca e decide di farlo così, con una costruzione impuntata, impostata sulla bellezza, eccetera, con le sue divagazioni. È come lui ha sacrosantemente scelto di fare il suo tributo a Battiato. Quando ha finito o durante, tu puoi dire buuuu. Poi sei libero di andartene. Infatti lui io dice io non me ne vado, te ne vai te. Sei tu il pubblico, che cazzo vuoi da me? Non ti piace lo spettacolo? Vattene. Perché se ne deve andare lui? Lui è pagato per star lì, sta facendo il suo spettacolo. Ha scelto di raccontarlo così. Non ti piace? Fai buh. Come quando ti piace fai bravo, non parli, non discuti. Non ce ne fotte un cazzo. Non ti metti a parlare. Non c'è sto dialogo, non esiste. C'è una cazzo di quarta parete. Ma lui è vero. Non ce ne fotte. Stai zitto. Porta rispetto. Sei pubblico. In più sei un vigliacco di merda. Perché tu ti fai forza di stare al buio. Ti fai forza del fatto che vabbè tanto mica può scendere e me mena. Fino a che non trovi quello che scende e te mena. E lo sai che c'è? Che quando scende uno e te mena, io che sono questo stronzo qui, io sarò lì a registrare un video subito di cazzo quanto è stato grande che gli ha menato. No a di poveraccio, non se mena la gente. No, io proprio ti dico, te devono menare. Perché è il darwinismo che stai bypassando. Non ce l'hai ste libertà e qualcuno te lo deve insegnare. Qualcuno te lo deve insegnare. Troppi pochi schiaffi prendi nella vita. Tu devi prendere schiaffi perché sei un impunito che si nasconde o dietro un cacchio di nomignolo, di nickname di merda, come il buon Mazzingo, che sappiamo chi è Mazzingo, gli vogliamo bene perché Mazzingo è simpatico. Mazzingo è dona, è uno che partecipa, io gli voglio bene a Mazzingo, ma io non so chi è Mazzingo. Perché si chiama Mazzingo? Io mi chiamo Enrico Silvestrin. Lui è Mazzingo. Ma non è che la mamma ha chiamato Mazzingo, però lui c'ha un nome e cognome, eh? Tutti voi avete un nome e cognome, ma scegliete di non usarlo quando venite qui. Ok, quindi intanto c'è gente che ci mette la faccia. E poi ci sono i ruoli. Tu fai il pubblico e lui fa l'artista o io faccio lo streamer. Non ti piace il mio spettacolo? Non ti piace il mio intrattenimento? No che me ne vado io. Te ne vai te. È come se io me ne andassi dal mio stream perché c'è qualcuno a cui non piace. Ma che vi scorreggia il cervello? Ma belli, ma che cazzo vi siete messi in testa?
Il mondo non funziona così, non c'è questo dialogo, non esiste, non c'è. Non c'è nello sport. Perché lo sai che l'equivalente di quello che è successo ieri, l'altro ieri, è il bull razzista, è quella merda lì, che non è, beh, ma siccome a me non mi piace, o quella è nera, non mi piace, gli faccio la scimmia. No, bello mio, non lo fai, perché c'è un decoro. Pure nello sport, pure allo stadio. Pensa che non c'è sta a un concerto tributo di Battiato. C'è ovunque, ragazzi. C'è ovunque. Dovete imparare a rispettare e stare nel vostro. Il dibattito di che? Ma chi va ha chiesto il dibattito? Ma chi gli ha chiesto a Morgan il dibattito ieri? Non è che lui ha detto sta roba per fare in modo che voi ne parlaste. È come quando, ormai io ho capito una cosa, quando faccio un video, io ormai non commento più. Non vi commento più, non me ne fotte niente, non vi metto un cuore, non vi metto un like, non vi metto niente, nulla. Io faccio il mio e voi fate il vostro, voi commentate. Se un domani non mi piace più, raramente mi piace leggere i commenti, raramente trovo cose intelligenti scritte, vedo soltanto protagonismo, vedo solo un sacco di gente che vuole dire la sua per forza, a sproposito, o leccarti il culo, andarti contro, vedo un sacco di scemi. Però io ho un canale, quindi io faccio lo scemo mio, metto in scena la mia scemenza e poi se c'è un pubblico, bene, se non c'è, amen. Posso scegliere di continuare. C'è gente che fa i streaming con 12 persone, con 10 persone, con 5 persone. Vanno avanti, eh? Gli piace. Ma fagli andare avanti. Non è che tutto si basa e si soppesa in base a quanto fai. No. C'è gente che c'ha il piacere di fare qualcosa. Ma vuole fa. Ma fa. Dopodiché, le persone scrivono e io non le commento. Lo sai perché non chiudo i commenti? Perché la cosa ideale sarebbe chiudere, perché io non voglio il dibattito sotto al video mio. A me non me ne frega un cazzo di quello che dite. Proprio non me ne può fregare di meno. Oh, fammi andare a vedere, oggi ne parlavo con Paolo di Giovanni Allevi. Uh-huh. E mi ha detto, oh, mannaggia, guarda, mi fanno lì, io sto lì, apro Facebook, sto lì a discutere con la gente. C'è una pagina di meme e gli rompo il cazzo. C'è uno che ti fa una roba per far ridere, non c'è approfondimento, non ci deve essere, non c'è dibattito. E fanno il dibattito, ma che cazzo te l'ha chiesto il dibattito? Ma che vuoi? Ma fatela a casa tua il dibattito, ma che vuoi? Ma chi sei? Mazzingo. Gianluca. Gianluca, te vuoi Gianluca. Sempre bene. E comunque c'è Anna anche. Ciao Anna, ciao Anna. Che piacere, vedi ogni tanto Anna torna. Ecco, Anna mi fa piacere leggerla perché fa streamer pure lei e tante cose le comprende. Io li chiuderei. Ma purtroppo YouTube, come tutti questi cazzo di posti di merda, ti indicizza il video quanti più commenti generi. Se no io vi... cioè, ve tapperei la... non me ne frega niente. Io faccio un video perché sono io che voglio dire la mia, non per sentire che volete di voi. Altrimenti ve lo chiedo, infatti nel video di ieri ho chiesto fatemi sapere nella sezione commenti che cosa ne pensate. Ma perché mi sono sbagliato. Wow. Se no col cazzo che l'avrei fatto. Capito? Cioè... mm-hmm. Quello è. A me non me ne frega niente. Io ti dico la mia. Oggi ho fatto un video. Mica sono andato a vedere che mi scrivono. Che me frega? Io so io che t'ho detto la mia. A me interessa dire quello che penso. C'ho un mio canale. Non è che lo vado a fare sotto al video di un altro. Vado sotto al video di un altro e gli scrivo: no, perché io penso che. Ma che so, cretino? Ma che cazzo commentate a fare i video degli altri? Cioè, questa è la domanda. Chi ve l'ha chiesto? Chi ve ci ha invitato? Ma chi cazzo se ne frega? Chi ve se incula? Cioè questo è il tema su cui ragionare. Ma dibattito di che? A me di quello che pensate voi su una cosa che dico io non me ne frega un cazzo perché non me la sposta di un millimetro. La continuo a pensare pure dopo. Ho solo perso tempo a leggere uno scemo che mi ha scritto una roba appresso. Fai te un controvideo dove dici questo è uno scemo. Almeno abbiamo creato, capito? Mm-hmm. Qualcosa. Ma te che cazzo hai creato? Un commento? Hai scritto sulla tastiera? Con un nome finto, non si sa chi sei. E tu mi devi da me la patente di opinione. Tu vieni da me a dirmi se io sono
legittimato nell'esprimere qualcosa perché secondo te, avendo fatto questo o quell'altro tipo di cosa, o avendo detto questo o quell'altro tipo di cosa, io non posso dirlo. Ma scusa, ma ricordami un attimo, ma che cazzo sei te? Chi sei? Mazzingo? No, oggi ce l'ha con te, ti Mazzingo. Ti voglio bene, Mazzingo, ti voglio tanto povero bene. Povero Gianluca. Sei solo la vittima di oggi. Io ti voglio bene. Quel poveretto l'ha detto, io sono una persona, non sono un personaggio, io ho dei sentimenti. Lo sai perché mi sono chiuso da Facebook? Perché alla fine mi rodeva il culo a fine giornata. Mi innervosivo, ero teso. Ero teso perché? Perché hai litigato con la gente. Ma io gli posso dire, notaio, manco io lo dicevo. Magari mi vede nervoso, mm-hmm, e pensa che c'hai chissà che cazzi c'ho, che c'ho un problema con lei. È il tuo periodo. Allora io faccio è finta di niente. Però magari, del mese. Però se lei sapesse che ho litigato con Mazzingo. Ancora, povero Mazzingo. E che sono di cattivo umore perché ho litigato con Mazzingo. Ma cosa penseresti di me? Cioè che io sono stato, ho perso la giornata a litigare con degli anonimi su Facebook per dei commenti. No, beh, a parte che e poi sono nervoso nella mia vita privata, cioè. No, a parte che no con me no, però è capitato in passato con Facebook eccetera, che comunque poi chiaramente uno si innervosisce perché poi dopo, fuori di leggere delle cose, ti dà fastidio, comunque incide poi nella giornata, ma questo per chiunque, vale per chiunque, non solo per te. E sicuramente il fatto di esserti tolto da alcuni social ha aiutato la questione. Sta meglio. Però almeno li dico solo dei Milan adesso, cioè. Però sì, cioè, ma ieri, guarda, ieri però se tu ieri ho risposto letteralmente tipo a quattro commenti, mm-hmm, ma quattro, uno perché diceva ma non sai come sono andate le cose. Ma cazzo ne sai che non so come sono andate le cose? Ma io c'ho pure la versione di Morgan, non solo so come sono andate le cose perché l'ho visto da diversi post di gente che era lì e ho diverse testimonianze di persone che mi hanno detto stavo lì. Poi, bisogna vedere, qualcuno può essere pure non vero, ma molti non l'hanno scritto a me, l'hanno detto e basta. Poi potrebbe essere protagonismo pure quello. Però dando per scontato che ci sia una buona fede. Ma io ho le mie versioni, c'ho pure la versione di Morgan, che mi ha raccontato per filo e per segno quello che è successo. Ma sti cazzi, perché ripeto, è indipendente. Tu sei il pubblico e non ti devi permettere di parlare con me che sto sul palco. A meno che io non te lo chiedo. Più che altro erano dei disturbatori che comunque fischia, nel momento fischia, sì, certo, altri metodi fischia per il pubblico fischia o batte le mani, certo, o fa buttra nega allo stadio. Sì, sì, sì. Uno dei. Capito? Sì, 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 se ne va. Da vattene. Sì. E te ne vai. Non mi devi rompere i coglioni. Chi cazzo ti ha chiesto niente? Io non sto qui a farti contento a te. Chi ti si incula? Non te conosco. Io sto qui a far contento me. La memoria di Battiato nel miglior modo che penso, e chiaramente ho un pubblico davanti, quindi lo rispetto. Ma è chiaro che se il pubblico non mi rispetta, io scendo e ti gonfio. Il punto è sempre questo: il darwinismo mancato. Io il primo che scende ad accrocchiarvi gli batterò le mani, non gli dirò certo esagerato, no, perché è ovvio che è esagerato. Ma è giusto, da qualche parte bisogna cominciare. Diventeremo molto più bravi nell'affinare le nostre tecniche di disapprovazione nei confronti della maleducazione. Passeremo da, oh ma ti ricordi quando quello gli emenò, che non me lo ricordo, a, pensa quanto siamo diventati più bravi adesso che invece ce la gestiamo così. Darwinismo pure per noi, uguale, tanto quanto. Sì, sì, certo. Ma all'inizio vi devono menare, perché non piate schiaffi. Non prendete schiaffi. Capito? Uno sì, che sbrocca no. In quel modo non ti sembra evoluto. Ma quello sbrocca perché. Ma tu che cazzo ne sai di come vive lui? Ma tu sei mai stato attaccato personalmente per anni? Attaccato personalmente per anni? Oh, io ho sclerato, ho chiuso i social perché non mi va di litigare col Guido Messere di Turno. Ho beccato l'unico che c'ha il nome vero. Con Arci Baldocci. Io non voglio litigare con Arci Baldocci perché non lo so chi è. Preferisco litigare con una persona che conosco, non con Arci Baldocci, che non so chi cazzo è, che pensa, che fa, non ne so nulla. Che me frega. Questo è uno che oltre al suo vissuto e com'è di carattere, viene attaccato personalmente da una vita,
vivici te così, che apri un social, scrivi una cosa, dici qualcosa, c'è un coglione che non sai chi è, c'hai Arcibaldocci di turno, che non è un coglione ma è Arcibaldocci, quindi non sappiamo chi sia, che prende e ti dice lui come devi essere, come devi vivere, ti dai giudizi. Ma che cazzo sei, Arcibaldocci? Oh, ma come cazzo te permetti? Tutti i giorni della tua vita, reiterato, e poi non puoi manco sbroccare. Ma vaffanculo. Ma ringrazia Dio che non t'ho gonfiato di botte. È entrato in depressione. Ringrazia Dio che non t'ha gonfiato di botte. Quello deve scendere e ti deve accrocchiare. E dico, ma io che t'ho fatto? Mica sono colpevole di tutto quello che ti è successo. Sti cazzi, però in questo momento c'è sede, diventi capro espiatorio. Me ne fotto. Me ne fotto. Perché tu che problema c'hai che mi viene a rompere il cazzo a me? Perché sei nervoso che ti devi sfogare su di me che sto sul palco? Di questo non ne vogliamo parlare? Tre coglioni che stanno là sotto, che problema hanno? Che arrivano a uno spettacolo così, già incarogniti, e che si vogliono far sentire. Da dove viene questa ricerca di attenzioni? Che dobbiamo fare? La psicanalisi a tutti? Anna dice... Mai giustificare la violenza? No, 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 no. Non è violenza. Violenza è se ti gonfio e muori. Se ti accrocchio, ma fondamentalmente te ne vai con un occhio nero, comunque con una lezione imparata. Una lezione imparata. Quella lezione che la prossima volta conti fino a 10. A me del vostro concetto di violenza non me ne fotte un cazzo. Per te è violento? E glielo metterai in conto. Per me va benissimo. T'ha accrocchiato. Come per strada. Vienimi a dire per strada a stronzo. A parte che non ce l'avresti il coraggio. Però vienimi a dire per strada a stronzo. Ma secondo te come ce la risolviamo? Che ti accrocchio? Oppure... che ne parliamo. Poi arriva quello che si mette vicino. Però è la violenza, no? Ah sì, la violenza è la mia. È questo stronzo, questo è metà dello stronzo. Non è violento? A me chi me l'ha fatta salire la carogna? Io che passeggiavo comodo o sto testa di cazzo che mi dice a stronzo? E io ti accrocchio. Old school. Come una volta. Perché non ti devi permettere, e siccome tu pensi di poterlo fare, ti accrocchio, così che la prossima volta, quando ti verrà quel forte impulso e istinto di dire a stronzo a qualcun altro, ci penserai, mi dici, penso, però l'ultima volta che ho detto a stronzo in effetti mi hanno accrocchiato, la volta prima era andata bene, poi mi hanno accrocchiato, 50-50, che faccio con questo? E tu ci riprovi a stronzo e quello ti riaccrocchia. Inizia a fare le medie, darwinismo. Ma cosa vuoi? Ma che allora scusa, ma perché non fai il direttore artistico? Ma perché non fai l'autore? Vai e dici, scusami Morgan, mi permetto, ho visto il tuo spettacolo questa sera, francamente mi sarei meno dilungato sulle tue canzoni, il paragone con Bowie, a Cita Bindi, io sarei andato dritto proprio a fare le canzoni di De Battiato. E Morgan si mette lì e dice, porca zio, sai che cazzo, mi serviva uno come te. Mi serviva proprio uno come te. Vieni a fare l'autore dei miei spettacoli. Questo nella tua fantasia, su Narnia dove abiti tu. Perché sulla Terra, Morgan, dopo che tu gli hai detto sta cosa, gli fa... ok, se te levi dal cazzo per piacere, grazie, grazie. E questo succede nella vita. Darwinismo pure quello. Non ce ne fotte un cazzo. Non ti piace lo spettacolo? Via. Altrimenti saresti tu a fare spettacoli, invece non li fai. Se io vado a vedere le Cirque du Soleil, io magari mi aspetto che possano fare delle cose. Ma siccome io non lo faccio, perché non faccio quel mestiere lì, sto lì, se lo spettacolo non mi è piaciuto, quando torno a casa arriverà il notaio. Eri, com'è stato lo spettacolo di Cirque du Soleil? Ma non lo so, non mi ha convinto tanto, non mi è piaciuto. Mi aspettavo di vedere più acrobazie, invece era più balletto e mi è piaciuto di meno. No, ho capito. Ma non è che durante lo spettacolo... Oh, scusami, me fai due tre acrobazie, questo è il livello, è questo che è inaccettabile, non ce l'hai sta facoltà, non ce l'hai! No, questo è vero. Perché quelli delle Cirque du Soleil se fermano lo spettacolo, intanto arrivano due energumeni che te prendono e te portano via, cosa che purtroppo non hanno fatto con il pubblico dei concerti, perché evidentemente viene considerata un'arte minore, anche purtroppo a causa di certo pubblico.
arrivano due che tanto te piano e poi forse t'accrocchiano pure, nel dubbio, non si sa mai. Hanno detto che liberano un leone, io, nel caso. Io sono quello là vicino che mentre passa le faccio, oh, dai, dai, una accrocchiata, va, accrocchiata, no. Va, accrocchiata. No, ma mi piace. Io comunque te lo suggerisco. Dopodiché, no, quelli del Sesto Sesto, probabilmente arriva il regista che interrompe, dice, scusate ragazzi, purtroppo l'ignoranza di questo, cioè, questo può dire, ti può osservare come ignorante, ma che vuoi che te dica? Scusate, adesso stanno, l'abbiamo affidato a due, probabilmente lo stanno a crocchiare, però è questo, è che si chiude l'episodio, è un incidente, ma sei tu l'incidente, non è lui, non è le Cirque du Soleil, non è lo spettacolo l'incidente, sei tu l'incidente. Voi non avete capito che la gente ormai sta nella libertà di lanciare gli oggetti? C'è una donna sul palco, gli lanciano un vibratore a una cantante. Ma dove cazzo stai? Soprattutto, dove sta quello che te pietta crocchia? Devi prendere gli schiaffi. Quella gli ha tirato un microfono, uno che gli ha tirato l'acqua. Stava cantando, gli ha tirato l'acqua. È il mondo al contrario. Quella gli ha fatto mortacci due, gli ha tirato un microfono e quello l'ha denunciata. Questa è l'impunità che non deve essere, perché io fossi giudice, io direi, ma mortacci, ma ringrazia Dio che t'ha accrocchiato. Quello doveva scendere e te doveva gonfiare le botte. Ho come la sensazione che questa puntata finirà per chiamarsi l'accrocchio.